Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Come vedete sto realizzando praticamente un portastrumenti per volare in paramotore e spesso mi ritrovo praticamente con un marsupio alquanto scomodo, perché comunque tutte le volte devo stare lì ad aprire con la zip per tirare fuori il telefonino, il variometro sulla gamba che si va praticamente ad agganciare sui supporti d'imbrago e tutte queste cose qua. Adesso sto realizzando praticamente un pezzo unico dove poi metteremo i nostri strumenti e tutti separati. Anche qua abbiamo la neometro che segna poi la velocità del che stiamo andando, e per poi avere poi un prodotto fai da te poco costoso, e per tenere tutto contenuto in modo che ci semplifica le cose e non diventiamo matti per appunto poi cercare le varie cose e queste cose qui. Sicuramente non è male anche avere delle tasche laterali dove poi appunto con un marsupio faremo poi più avanti in un prossimo video, e vedremo poi lì di metterci cose che sono tipo, che ne so, il fermatubo per non fare uscire la benzina quando lo si carica in auto, tutte queste cosettine che sono solo cose che servono di scorta da portarsi dietro casomai si potesse mai affrontare si spegne il motore, ci atterriamo in un campo da qualche parte, se abbiamo due cosettine dietro male non fanno, perché comunque a volte può essere semplicemente un guasto anche riparabile per ritornare poi in volo e tornare verso la macchina dove siamo partiti. E niente, adesso passaggio per passaggio vi faccio vedere dei spezzoni di video di come lo realizzo, poi vedremo anche il prodotto finito, come sarà sull'imbrago, del paramotore e quant'altro. Ecco ragazzi, abbiamo completato il nostro supporto da mettere praticamente sopra le gambe mentre vogliamo, in questo modo. Adesso sto scaricando il cellulare per averlo vicino, comunque la rotazione poi si può togliere. Abbiamo qua un variometro per il volo con l'anemometro che si chiama, segna la velocità, qui c'è un po' di vento, già è molto resistente, lo faccio vedere, non si scolla, dietro ho usato fare così, praticamente ho fatto tutti i fori per fare passare le cose, qua abbiamo fatto legato praticamente il variometro in questo modo, di modo che con due graffette in più la colla caldo per bloccarlo, qua per non pungersi ci sono le fascette, oltre alla fascetta abbiamo messo anche praticamente un po' di colla per tenerlo fermo. Adesso ovviamente i cordini, poi abbiamo fatto questo aggrappaggio per non perderlo se dovesse mai staccarsi. Il cellulare si può rimuovere tranquillamente in questa maniera. Qua abbiamo un velcro, ovviamente comprerò poi un'altra cover di plastica che lascerò fissa qua appunto sopra al supporto, così non avrò problemi. Facciamo la rotazione, ecco così. No, questo è default, che cavolo faccio adesso. Volevo farvi vedere un attimo, non è questo, ok, è questo. Abbiamo praticamente un programmino che adesso non sto qua a, ci va l'username e tutto, non posso attaccarlo, però sono programmini per poter avere dei dati in volo, più che altro una mappa, queste cose qua, ma io volando qua in zona non ne ho bisogno, e quindi va bene così. E niente, questa qua è la mia cosa, poi se troverò un modo per fissarla sulle gambe con un supporto al collo per poterla legare, e poi la cosa bella è questo, che può ruotare a 360 gradi. Qua c'è anche il suo tappino per riporlo senza rovinarlo, eccolo qua. Questo è tutto, ci vediamo in un prossimo video.